D'Annunzio pubblica, annuncia, legge, declama la Carta del Carnaro, cioè la Costituzione che lui ha scritto insieme ad Alceste De Ambris, sindacalista rivoluzionario, per Fiume, ma è una Costituzione che lui vorrebbe espandere all'Italia e al mondo. Devo dire che era una Costituzione talmente avanzata per l'epoca, di una modernità, di una lungimiranza, addirittura di una visionarietà così straordinaria, che sarebbe stato, io credo, un progresso per il mondo se il suo sogno si fosse avverato. Purtroppo sappiamo com'è andata a finire l'impresa di Fiume, per cui la carta rimase un documento teorico che però viene studiata ancora oggi. Questo convegno dimostra l'interesse che suscita anche fra i costituzionalisti, anche fra i più importanti, perché appunto ha degli spunti, dei contenuti inediti. Ci sono alcune cose, per esempio la proprietà privata, che è un diritto, sì, ma che può essere tolto se la proprietà privata non viene fatta fruttare dal proprietario, che sono assolutamente nuovi. Esporre la carta qua a Pescara ha un significato straordinario per me, perché Pescara è la città di D'Annunzio, come finalmente il Comune riconosce, addirittura mettendola sulla carta intestata in ogni documento, per cui questa carta, l'autografo, che è qui pieno di correzioni di mano di D'Annunzio, tutta scritta da D'Annunzio, è la prima volta che esce dal Vittoriale dal 1921, quando D'Annunzio la portò con sé. Ed è un gesto significativo di amicizia, di collaborazione fra Pescara e il Vittoriale, cioè i due luoghi di D'Annunzio. D'Annunzio, più che dimenticato, perché non è stato mai dimenticato, è stato misconosciuto per decenni, e per il secondo motivo, perché era talmente avanti, era un innovatore tale, un modernizzatore tale, che non veniva capito e veniva frainteso. Io amo fare un esempio molto semplice. Lui viene giudicato scandaloso per le sue imprese amorose, perché abbiamo ereditato e accettato pari pari un giudizio dell'Italia piccolo borghese provinciale di fine Ottocento, che si scandalizzava per i suoi amori. Oggi nessuno si scandalizzerebbe. Questo cosa significa? Che aveva ragione lui, perché appunto ha guardato avanti, ha anticipato i tempi, e così nelle imprese amorose, in quelle politiche e nella letteratura. Montale riconosce in lui il padre della poesia italiana moderna.